la Juventus è pronta a iniziare un nuovo ciclo con Thiago Motta che sta per diventare il nuovo allenatore bianconero. Dopo la lettera di licenziamento per giusta causa, si è definitivamente chiuso il secondo ciclo di Massimiliano Allegri, e sta per iniziare un nuovo capitolo. Naturalmente la società dovrà provare a costruire una rosa competitiva che sia in grado di affrontare una stagione molto lunga e impegnativa come quella in arrivo. Estremamente diverse rispetto a quest'anno, dove la Juventus ha disputato solo campionato e Coppa Italia. Nella prossima stagione, la vecchia signora tornerà in Champions League, nuovo format, e in estate disputerà il mondiale per club insieme all'Inter, altro club italiano che parteciperà alla competizione. Cristiano Giuntoli è consapevole che serviranno diversi innesti, anche alla luce degli addii di Alex Sandro e con ogni probabilità di Adrien Rabiot. La dirigenza guarda con particolare attenzione ai parametri zero e in questo senso un nome caldo arriva dalla Spagna. Juventus e Inter si contendono Sergi Roberto. Colpo a parametro zero, come riportato da Calciomercato. It. La Juventus sarebbe sulle tracce di Sergi Roberto, in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno. Il canterano è passato dal rinnovo garantito a contemplare la possibilità di lasciare il Barca dopo 15 anni trascorsi in Catalogna tra giovanili e prima squadra. Come riportato dal quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, il centrocampista classe 92, è piuttosto deluso dalla svolta radicale che ha preso la situazione e per il comportamento del club. Il Barcellona, infatti, aveva garantito a Sergi Roberto un anno in più di contratto, a prescindere dai risultati o da chi fosse stato l'allenatore. Alla fine Xavi, dopo diversi tira e molla, non resterà e sarà rimpiazzato da Hans Flick, a partire dal 1 luglio. Il club catalano ha cambiato le carte in tavola. Deco e Bojan hanno comunicato al centrocampista la possibilità di non far parte del progetto. Sergi Roberto vorrebbe restare, ma sembrano non esserci le condizioni e di conseguenza diventerà inevitabile per lui guardarsi intorno. Il quotidiano spagnolo conferma che tra le offerte ce ne sono anche alcune dalla Serie A. Juventus e Inter sono due opzioni concrete, oltre all'Arabia Saudita e l'MLS, destinazione particolarmente gradita al calciatore, c'è l'Inter Miami degli ex compagni Messi, Busquets, Jordi Alba e Suarez. Nei prossimi giorni il giocatore incontrerà il suo agente per prendere una decisione definitiva o fissare una deadline. Juve davanti all'Inter per Di Lorenzo, Giovanni Di Lorenzo è l'esterno difensivo più corteggiato di L e momento sul mercato. L'esterno del Napoli continua ad essere in rottura con l'ambiente azzurro e con il patron Aurelio De Laurentiis e neanche l'arrivo in panchina di Antonio Conte sembra destinato a fargli cambiare idea. Secondo quanto riportato da Tutto Sport, la concorrenza per lui cresce, ma se sarà cessione non sarà a cifre contenute con la richiesta di non meno di 20 milioni di euro che resta lì sul tavolo e che l'agente Mario Giuffredi conosce bene. Nelle ultime giornate sono arrivati timidi sondaggi da parte di Roma, Aston Villa e Atletico Madrid, ma oggi sono due le pretendenti più serie al classe 1993. Si tratta dell'Inter, che ha il rinnovo di contratto di Dumfries in alto mare e soprattutto della Juventus che è avanti perché, al contrario dei nerazzurri, si è già mossa con una proposta contrattuale, 4 anni a 3,5 milioni a stagione, al giocatore. Juventus, 50 milioni per il nuovo attaccante, il primo colpo dalla Spagna.
ha brillato nel Girona, riuscendo a trovare una Champions League mai arrivata da quelle parti nella storia del club in Liga. Adesso, molti dei talenti del club spagnolo, hanno attirato tutta la propria attenzione nel calciomercato internazionale tanto da essere, l'esterno offensivo del club iberico, il primo colpo della Juventus per sistemare le cose in attacco di Thiago Motta. A riportare la notizia sul colpo dal Girona, sono i colleghi del Corriere dello Sport, che hanno svelato come i bianconeri andranno a sostituire degnamente Federico Chiesa, andando a prelevare dal Girona l'esterno offensivo per circa 50 milioni, tra i talenti assoluti del calcio internazionale. Il classe 2004 potrebbe essere il nuovo gioiello in Serie A, nella stagione 2024-2025. Juventus. Colpo dal Girona per 50 milioni, al posto di Chiesa, al posto di Federico Chiesa, racconta così la fonte sul colpo in arrivo per la Juventus, studiato da tempo da parte di Cristiano Giuntoli. Lo stesso dirigente bianconero, che ha voglia di mettere a disposizione del suo nuovo allenatore una squadra a sua immagine e somiglianza, avrebbe accolto la volontà da parte dello stesso tecnico italo-brasiliano di salutare Federico Chiesa, magari con destinazione italiana anche se in una rivale, per poter poi puntare sull'esterno brasiliano. Assieme a Vinicius, Rodrigo e Neymar, Savinho è considerato uno dei migliori esterni in circolazione, tanto da aver ottenuto il pass col Brasile per la Copa America di quest'anno. E la Juventus, proprio per sistemare le cose nel proprio attacco, prepara il colpo da 50 milioni su Savinho, in arrivo dal Girona. Mercato Juventus, Savinho per 50 milioni, arriva dal Girona, scelto da Thiago Motta, il nuovo esterno, in costante contatto con Cristiano Giuntoli, al quale avrebbe dato il completo via libera per la cessione di Federico Chiesa, anche al costo di vederlo in una rivale in Serie A, nel 2024-2025. Una scelta precisa per il suo 4-2-3-1, nel quale pare non vedere adatto il calciatore italiano che, all'europeo, spera a questo punto di impressionare una big d'Italia o d'Europa, per la grande occasione. Chiesa vuole giocare la Champions o comunque le competizioni UEFA, le stesse che Savinho vivrebbe a prescindere dalla Juventus, considerando l'approdo del Girona nel nuovo format della Champions League. Ma la Juve vuole fare sul serio e stanziare ben 50 milioni per arrivare al talento brasiliano, ex Troyes. Ultime su Savinho. Alla Juve piace anche un altro profilo. Oltre Savinho, perché ai bianconeri interessa anche Mason Greenwood, calciatore che saluterà il Getafe e non resterà al Manchester United, con il quale sembrano essersi incrinati i rapporti. I bianconeri si separeranno da Federico Chiesa, con potenziale destinazione tra Roma e Napoli. Ma la Juventus, per l'esterno di Thiago Motta, pare avere già le idee chiare.